Stalin, któremu się to udało, sam się wyśmiewał z tego parku. Stalin, a come riuscito questo evento? Dziękuję za pożegnanie za gościście. Grazie dal punto di vista come voi. Rispetto alle proteste che ci sono a livello globale, Valese ha detto che ci sono, siamo a pochi anni da una nuova rivoluzione d'ottobre, a meno che non si riescano a dare delle risposte a tutte queste alle istanze, diciamo, che queste proteste avanzano. Ma io penso che si percepisca proprio questo, cioè un grandissimo movimento non solo di opinione, ma di richiesta molto puntuale di cambiamento, di una richiesta di equità, di redistribuzione, di futuro, di prospettive, di opportunità, ma tutto questo fa fatica a trovare non solo uno sfogo sociale, che quello nelle manifestazioni si trova, ma una capacità di interlocuzione con la politica e le istituzioni, che alla fine dovrebbe produrre cambiamento, che è evidente che fa dire al presidente Valesa quelle cose. Cioè se questo tipo di rivendicazione, no, che non è solo una rivendicazione da manifestazione, ma una richiesta molto puntuale, cioè com'è che oggi di fronte alle medesime difficoltà le persone insieme costruiscono risposte? E sono state i grandi movimenti degli anni 80, 90, la mutualità, il sindacato, la cooperazione, cioè di fronte ad un problema comune, la difficoltà, la fragilità, la malattia, la tutela del lavoro, le persone si sono messe insieme e date risposte. Se non riusciamo a rideclinare questa idea di nuova mutualità, è evidente che ci sarà un tempo di scontro, perché quando il dialogo non funziona si arriva al momento della frattura e della contrapposizione. Io devo dire che rispetto al presidente Valesa sono fiducioso che non solo in Europa ma anche nel nostro paese, in questo senso guardo al cambio di governo come una disponibilità in questo senso, cioè alla capacità di aver colto che questa difficoltà al dialogo era un problema insormontabile e doveva essere superato. Mi auguro, insomma, che ci sia la capacità di recepire e di trasformare le politiche pubbliche sotto le grandi direttrici, appunto, non solo della solidarietà ma anche dell'equità, del rigore, della redistribuzione, di quel principio costituzionale che è la progressività e l'appropriatezza: chi ha meno deve contribuire meno. E questa è una società in cui una parte si sente, non dico perseguitata, ma quella costantemente messa sotto la lente di ingrandimento, chiamata a contribuire, mentre assiste a diseguaglianze troppo forti per essere accettabili. E allora la diseguaglianza inaccettabile provoca indignazione e rabbia, l'indignazione e la rabbia provocano lo scontro.